Ciao ciao ragazzi, bentornati sul canale del Dejo, eccoci qui oggi con Dirt Rally. Ripartiamo da dove eravamo rimasti, quindi Finlandia. Erano rimaste le ultime tre tappe appunto della Finlandia con un nuovo campionato. L'abbiamo iniziato di nuovo con la nostra Renault Alpine e quindi vediamo un attimino poi l'evolversi del campionato e vedremo anche di prendere magari qualche auto nuova e di affrontare qualche altro tipo di gara. Per il momento però, come detto, andiamo avanti qui con il nostro campionato. Siamo, come detto, in Finlandia, tappa 4 al buio. Siamo di notte, quindi vediamo cosa riusciamo a fare, ragazzi. Ok ragazzi, ci siamo con la prima tappa della Finlandia in 5, notturna. 4, Pronti 3, alla partenza? 2, 1, via. Sinistra 100, Partiti! 100 dopo bivio. 100 su ponte. Cerchiamo di spingere. Due piccoli dossi, 60 dopo bivio. Destra 6, chiude 4 sul dosso non tagliare. Occhio a questo terreno che è un po' Contatto così, dosso 1 come etero. abbiamo già Sinistra detto 6, tante 60. volte, difficile da Occhio, sinistra 3 gestire. sul dosso non Rende la tagliare. vettura molto molto Dosso 80, punta a instabile, un fondamento. po' Destra 6, l'incrocio chiude tra 4 sul ghiaia e dosso questi non saltelli. tagliare. Apre e continua per centro. Ok, però stiamo andando abbastanza bene in queste prime curve con la nostra Alpine. Per noi, come ho detto già, forse in alcuni video, questo per me è intanto cerchiamo di uscire dal fosso, scusate. Per me questo è un po' un allenamento appunto per il futuro Dirt 4 che dovrà uscire. Spero veramente che sia fatto in modo egregio a partire da questo Sinistra 4, Dirt Rally mezza lunga e sul sia dosso, migliorato contatto in 60. tante cose. Intanto siamo sotto di 9 secondi. Bene Destra così, 4 sul siamo dosso. partiti 100 veramente uno veramente bivio. bene. Attenzione, destra 4 sul dosso, forza salta. Spingiamo, Cunetta, cerchiamo 40 di dosso spingere. 80, forza su cunetta. Sinistra 6 sul dosso, Occhio forza qua, salta. la teniamo. Continua per Ok, 150 dopo cunetta. Chiude 5 attraverso avvallamento, dosso andiamo 60. verso il secondo intertempo. Stavo dicendo appunto, spero che Dirt 4 sia Destra 5 sul all'altezza dosso anche di 80, forza questo apre Dirt sul Rally centro. che Piedi destra è sul uscito dosso in salta. sordina, Dritto sul dosso il così dosso salta. con l'accesso 70 dopo bivio. anticipato. Piedi a destra sul Io dosso l'avevo già 1. provato in quel Attenzione, periodo lì 5 lunga dopo bivio. Chiude 3 non e non avevo ancora il tagliare. canale. Infatti ci avevo giocato, avevo visto subito che era un titolo che poteva diventare veramente il titolo di rally definitivo. In realtà è proprio così. Al momento, occhio, intanto 4 cerchiamo di cunetta sul sentire anche il dosso, chiude 40. navigatore. È veramente l'unico titolo di rally che ti dà veramente sensazioni. Intanto andiamo a sotto di 13 secondi, buonissimo. Ti dà sensazioni di guida reali, specie con volanti tipo questo di fascia alta. Sicuramente ce ne sono anche di più alti di fascia, ma questo è già ottimo. Direi come scelta potrebbe essere la scelta per Mezzo sul voi. dosso salta, 180 Nel dopo frattempo, bivio. attenzione, cerchiamo di concentrarci. La Thrustmaster è uscita con un altro volante, il TSPC Racer, che dovrebbe avere qualche miglioria appunto rispetto a questo, anche se come motori credo che siano molto simili come potenza di force feedback. L'unica cosa che mi pare di aver capito è che il volante è dedicato solamente, occhio, tanto attenzione a non ribaltarci. È andata abbastanza bene questo Destra 5 errore, sul dosso l'abbiamo salta. riparato così. Comunque abbiamo perso Destra 4 sul dosso apre su 4 cunetta secondi, abbiamo avanzata. perso in questo frangente. E stavo dicendo, il TSPC Racer è dedicato più che altro alla Formula 1, almeno per quello che ho 4 visto lunga al centro sul dosso. nelle varie immagini che sono andato a cercare, anche le poche notizie. Sinceramente non mi sono Tagliare. informato più di tanto. 40. Però ho visto che Sinistra la 6 chiude corona 4 che sul danno dosso. appunto è 60. Destra dedicata 6 alla chiude 3, Formula 1. chiude In a realtà però, 150. come tutti i prodotti Thrustmaster, la cosa bella è che appunto ci siano queste corone, questi volanti intercambiabili, quindi anche questi, volendo, se io volessi prendere il TSPC Racer potrei utilizzare come quello del
della Ferrari Formula 1 che utilizziamo nei nostri video. Intanto arriviamo alla fine della tappa, abbiamo riguadagnato qualcosina, vediamo quanto. Buono, siamo ritornati a 13 secondi e 7 su Turunen. Turunen. Ok, quindi è andata bene questa quarta tappa della Finlandia in notturna. Direi, ragazzi, andiamo avanti, cerchiamo di fare in questo video almeno le tre tappe che rimangono. Eccoci qui, ragazzi, quindi con la quinta tappa è ritornato il sole, sempre in Finlandia. Stiamo andando a chiudere il cerchio del primo evento, appunto, del campionato dilettanti, nuovo campionato che abbiamo iniziato la volta scorsa. Ok, andiamo a vedere cosa facciamo, cosa riusciamo a fare in quinta tappa. Ok, ragazzi, quindi eccoci qui per la penultima tappa della Finlandia, vediamo cosa riusciamo a fare. 3, 2, 1, via. 45 mezza lunga, chiude 3. Testa 3 lunga sul dosso, continua dopo figlio, non tagliare. Io non ci ho capito niente di quello che ha detto, però siamo a sentimento. 3, 40, ok. Dopo. Attenzione al salto qua. Ok. Cerchiamo di stare in mezzo alla strada, perché all'esterno ci sono questi fossetti che portano la macchina fuori. Sinistra 3 sul dosso, non tagliare. Destra 3 apre lunga. Sinistra 6. Ok, bene così. Gira destra 4, chiude 3 sul dosso. Cerco di ascoltare un pochettino di più, ragazzi, il navigatore. Se non parlo per quello, occhio al fosso. Andiamo in tempo come nel primo intertempo. Occhio intanto qui. Ok, siamo sotto di 7 secondi. Cerchiamo di non perderlo, questo vantaggio che è preziosissimo per la classifica generale. Ok, bene qua. Tanto si fatica un pochettino dopo un po' con questi giochi di luce del sole tra gli alberi, dà un po' fastidio, è una specie di intermittenza che distrae non poco. Infatti ecco qua l'errore, l'abbiamo tenuta, è andata bene così. Ok, credo di aver perso qualcosa in questo pezzo qua perché non ho spinto molto. Sto faticando, ragazzi, a guidare, non riesco a vedere la strada, troppi giochi di luce che distraggono sinceramente. Vediamo il tempo, 9 secondi e quindi abbiamo migliorato ancora. Bene così, attenzione. Speriamo di uscire da questa parte in una parte un po' più chiara. Occhio qui, il fosso ci porta all'esterno e andare contro il muro. Sinistra 5 sul dosso, salta forse 130. Ok, sicuramente qua abbiamo perso, però non importa, l'importante è portare a casa l'auto. E se il vantaggio non c'è, non importa, l'importante è non perdere troppo. Non sta andando malissimo, ma potevamo andare meglio. Ok, abbastanza bene qui, occhio. Oh, ok, siamo usciti un po' all'aperto. Finalmente. Siamo sempre in vantaggio di 9 secondi. Non benissimo in questa curva. Ok. Andiamo verso la parte finale della tappa. Occhio qui. Entriamo pieni nel fosso, ma riusciamo a star fuori. Ok. Salta addosso
alternante fatto a cane. E dai, vai. Cacchio, non riusciva a ripartire. Sinistra 560 dopo B. Ok. Non so perché, ragazzi, acceleravo, cercavo di ripartire da quel tornante, non ci riuscivo, continuava a scodarmi la macchina. Intanto andiamo verso la parte finale, vediamo quanto abbiamo racimolato. Sicuramente abbiamo perso, infatti la linea è rossa, abbiamo perso qualche cosa. Sì, abbiamo perso 2 secondi circa. Comunque siamo a 7 secondi 3 da Ottoson. Non male, non male. Ok, quindi pronti alla partenza, ragazzi. Come detto, l'ultima tappa del rally di Finlandia. Siamo in vantaggio. Ora non mi ricordo quanto, ma siamo in vantaggio. Quindi dobbiamo portare a casa, occhio ai sassi lì, dobbiamo portare a casa la vettura in modo da non aver troppi danni e poi cercare appunto di non perdere tempo qui, arrivare almeno in pari o comunque con pochi secondi di differenza, anche se io cerco sempre di spingere, anche se stiamo vincendo. In classifica generale sicuramente siamo primi per il momento, se non combiniamo danni troppo grossi. Mai dire mai. Ok, stiamo andando abbastanza bene. Potevamo spingere un po' di più, ma siamo a 8 secondi di vantaggio. Ok. Non mi aspettavo questo tempo. Ok. Occhio al palo. Qua un punto difficile, con tanti cambi di direzione. Siamo nel fosso, via. Ok. Cercando di sentire, perché secondo me la fregatura qua è dietro l'angolo. Intanto andiamo al secondo intertempo. Occhio a non sbagliare nei punti semplici. Ok, qua non si vede niente. Siamo in vantaggio di 10 secondi. Nel secondo intertempo abbiamo migliorato ancora qualcosina. Destra 5 dopo Bivio, tieniti dentro, sul dosso salta. Ok. Stiamo andando abbastanza bene qui. Occhio, subito buffata. Come sempre, non devo dirlo. Se stiamo andando bene o male, me la buffo come pochi. Porca miseria. Comunque dai, ragazzi, non abbiamo perso molto. Forse un secondo, due forse, boh, vediamo al terzo intertempo dopo questo salto. Sinistra 4 lunga oltre il bivio. Ok, 40 dopo il bivio. Occhio a non stringere troppo. Buono così. 100 dopo il bivio. Dos. 100. Destra 4 lunga, apre sul dosso dopo il bivio. Dosso 130. Vediamo, siamo più 7. Abbiamo perso non poco, come vi ho detto. Però l'importante è essere in vantaggio, quindi gestire questo vantaggio. Occhio al salto. 150 su conette dopo bim. Secondo salto consecutivo. Ok. Dosso. Tieni a destra sul dosso. 40 dopo bivio, forse salta dosso. Dosso entra a sinistra, 6 nell'avvallamento. Continua su dosso. 200. Ok, scusate ragazzi, stavo cercando di concentrarmi. Attenzione, destra 5 su dosso, forse salta. 40. Ok, bene. Andiamo in discesa, qui la parte difficile. Intanto c'è il traguardo, vediamo come è andata. Abbiamo recuperato di nuovo un po' di tempo nell'ultima parte.
Quindi 12 secondi e 9, bene, bene, 12 secondi, 12 secondi e 9 su 8 zone, bene così. Ok, quindi ecco qua il risultato della classifica generale, la differenza tra noi e De Vries, come si pronuncia non lo so, ma penso De Vries. È 01 e 39, quindi 1 minuto e 39 non è poco, quindi siamo andati molto molto bene. Addirittura tra noi e Turunen c'è una miriade di tempo e via via discorrendo. Quindi siamo andati bene in questa prima parte, ragazzi. Io direi chiudiamo qui il video e ci vediamo alla prossima, sempre sul canale. Io vi aspetto sempre qui. Se il video vi è piaciuto, mettete un bel like, condividetelo. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale per poter vedere appunto gli aggiornamenti delle varie playlist del canale. Io, come detto, vi aspetto qua. Ci vediamo alla prossima, ragazzi. Ciao ciao dal Dejo.